Calcio 20 e 10 minuti, una cinquantina a nostra disposizione per la chiacchierata serale dedicata alle vicende calcistiche del Napoli, naturalmente perché il Napoli ieri ha chiuso, mi viene da dire, meno male, la serie di amichevoli, due sconfitte consecutive, quella di ieri piuttosto pesante, 4-1 contro il Lille, però niente drammi assolutamente, anzi il pubblico del Maradona ha applaudito la squadra, gambe imballate, un po' di pesantezza anche di testa, secondo me, perché pesantezza e leggerezza allo stesso tempo che sono in contrasto, ma di fatto il Napoli ha affrontato senza la tensione agonistica una partita che invece il Lille ha inteso onorare vincendo meritatamente. Qualche nota positiva, così come le sovrapposizioni a destra di Politano e di Lorenzo, Dombélé che sta migliorando la sua condizione fisica e questa è una notizia veramente importante perché tornerà utile, molto utile alla ripresa dei giochi e poi il solito Raspadori. Direi, ecco, che questi 50 giorni di grande lavoro in casa Napoli hanno premiato proprio la tempra, la voglia di esserci e di mettersi in mostra di Giacomo Raspadori che scalpita per avere un posto da titolare. Eppure, anche il terreno di gioco passa in secondo ordine, perché quante volte abbiamo auspicato anche da questi studi con magistrati importanti una rivisitazione della giustizia sportiva. Perché? Perché tante, troppe volte nel calcio italiano soprattutto, ma vi posso dire per esperienza diretta anche in altre discipline sportive, la giustizia sportiva, anche detta domestica, aveva fatto flop, era stata palesemente leggera. Oggi, alla luce della notizia che sto per leggervi, perché la procura della Federcalcio si è mossa finalmente e ha riaperto il caso plusvalenze, nonostante la sentenza definitiva già passata in giudicato, gli ispettori della procura federale tornano alla carica partendo dalla Juventus, hanno rimesso tutto in ballo. Quindi, riaperto il processo, sulle plusvalenze dalla procura della FIGC, è un procedimento questo che riguarderà la Juventus e altre 10 società. Non c'è il Napoli tra queste 10 società, ma sono tutte quelle collegate alla Juventus, che hanno fatto operazioni con la Juventus e sono anni che andiamo mettendo in evidenza quello che poi è stato messo su carta, ecco, dagli uomini della Consob, perché tante operazioni erano francamente sospette. Allora vado a salutare i miei ospiti, uno in collegamento Skype, Luca Cirillo. Ciao Luca, ben trovato. Ciao Silver, buonasera a te e a tutti i telespettatori. E ci ha raggiunto al telefono anche Gaetano Amato, scrittore, attore, politico, oggi parlamentare. E In siamo molto. questo momento alla Camera dei Deputati facendo casino perché non hanno ancora aperto la seduta e stanno con un quarto d'ora di ritardo. Sei grande, onorevole. Allora, vi volevo dire, ho Vai. sentito le tue ultime parole. Sì. Noi stiamo pensando, io e altri due colleghi, di chiedere una commissione d'inchiesta sul calcio partendo da quello che è successo alla Juve Ah. e quindi cercare di capire con una commissione d'inchiesta cosa c'è davvero sotto. È questa, Ti questo. do un'anteprima, ma non so se ci riusciremo, nel senso che stiamo valutando se ci sono gli elementi per poterlo fare. C'è un'idea per farlo. E tra l'altro siamo due tifosi, uno del Napoli e uno del Torino, quindi non c'entriamo nessuno dei due in questa cosa, ma è solo un caso, l'avremmo fatta comunque. Certo. Stiamo valutando con i legislativi se ci sono gli estremi per chiedere alla Commissione d'inchiesta. Gaetano, so che hai tempi ristrettissimi, quindi ne approfittiamo, onorevole. Io ti ringrazio dell'onorevole, però partimi per macchia se No, conviene assolutamente. No, questo. conoscendo un pochino, ecco, lo spirito che da sempre, ti ha animato, quello che hai portato anche in scena, per quello che scrivi, per come ti esprimi, sappiamo, hai fatto bene a sottolinearlo, che non c'entrano i colori. Non No, no, c'entrano no, i colori. assolutamente l'avremmo fatto comunque, perché io sono uno di quelli che ha fatto succedere il bubbone sul salvacalcio. Sono stato io a scoprire che avevano posticipato la norma, che avevano posticipato la data, io ho fatto l'interpellanza da Bodi, a Bodi era d'accordo con me, io li ho fatti sputtanare sui giornali, però poi ci sono riusciti lo stesso. Insomma, l'infilare con un emendamento, c'era la maggioranza. Ma l'hanno fatto con il parere contrario e io l'ho detto in commissione bilancio, ho detto avete sputtanato due vostri ministri pur di accontentare Lotito.
Lotito risparmi il 7% l'anno su 50 milioni. Il 7% l'anno. E non appena la Lazio comprerà qualcuno a gennaio, io farò un'interpellanza e dirò: questi li ha comprati con i soldi degli italiani. Per forza, per forza. Luca? Beh, quando si toccano le innanzitutto saluto Gaetano Amato, grande amico, ciao, grande persona. Ciao Gaetano, buonasera, ci diamo del tu perché ci conosciamo ormai da tanti anni e condividiamo tante passioni, tra cui quella per la civiltà, che è la cosa più importante per lo sport in generale. Quando si tocca poi la tasca dei cittadini non c'è sport che tenga, perché Lotito, così come dello stesso il Napoli, perché il salvacalcio riguarda tutte le società che in questo momento hanno difficoltà con la situazione debitoria. Quindi giustamente sì, come dice Gaetano, se poi a gennaio ci sarà una campagna acquisti abbastanza importante da alcuni club, dovranno poi giustificare i soldi da dove arrivano. Luca, voglio dire, hanno avuto un anno di tempo per metterli da parte, li avrebbero dovuti pagare a gennaio scorso, quindi hanno avuto già 12 mesi di rinvio, quindi volendo forse potevano anche pensarci prima. Il problema è che se io voglio comprare il giocatore gli voglio dare 12 milioni netti l'anno, mi costa 24 e poi non voglio pagare le tasse, non è che va molto bene. Non è congruo. No, non è congruo. Non è congruo, non è congruo per niente. Gaetano, prima di lasciarti andare, facciamo una battuta in America. Sì, sta arrivando il presidente della Camera. Devi andare. La seduta. Sì, già sono al mio posto. Ok. Allora, chiedere la fiducia. Ti ringraziamo molto. Grazie. Grazie a voi, buona serata, buon lavoro. Ciao, grazie Gaetano, tutto live. Tutto live dalla Camera dei Deputati. Senti Luca, facevo la battuta, ma vuoi vedere che questi si sono ridestati, alla fine riaprono anche quella zozzeria che è stato il caso Suarez o ritrovano l'audio di Inter-Juventus? Beh, non mi stupirebbe, soprattutto considerando che anche in quel caso c'erano delle intercettazioni telefoniche, delle prove che poi prima facie sembravano schiaccianti. Poi, come mi piace spesso dire, purtroppo siamo in Italia e la cosa che mi stupisce è che Paratici, lasciata la Juventus, sia andato poi in Premier in un club importante come il Tottenham, e tra l'altro il Tottenham ha fatto operazioni importanti con la Juventus. Scusami, è integro. Il Tottenham era una delle consorziate della Superlega, della malsana idea della Superlega. E certo, quindi guarda, io vorrei dire una cosa forte, non la dico, ma in passato c'erano giudici importanti che dicevano che per scoprire determinate cose bisognava seguire delle tracce. In questo caso è evidente che delle cose sospette ci sono. Io, per carità, mi attengo a quelle che saranno le risultanze dei tribunali, dei giudici, le sentenze. In questo momento non possiamo far altro che incassare, come dicevi tu prima in apertura di trasmissione, quella che è la richiesta di revocazione della sentenza della Corte d'Appello federale rispetto all'assoluzione della Juventus e dei club coinvolti. Speriamo non sia la solita bolla di sapone, perché poi alla fine non mi piace utilizzare termini shakespeariani, ma tanto rumore per nulla sarebbe davvero fastidioso, perché a questo punto, come hanno detto gli stessi giornalisti tra virgolette di fede juventina, si stanno spendendo tanti soldi per le intercettazioni, la Consob ci ha messo le mani, la Procura federale pure, non vedo il motivo per il quale poi non si debba arrivare a fare pulizia nel mondo del calcio. E questo vale per la Juventus, per la Sampdoria, per il Sassuolo, per il Napoli. Non ci piove, fai bene a sottolinearlo, cioè non è per colori che si ragiona. Assolutamente. Attenzione, però come dicevi tu l'altra volta nella trasmissione, il Napoli conferma di essere un po' il volto pulito, no, del calcio italiano, perché comunque non compare nella lista delle squadre che hanno fatto affari con la Juventus, e quindi mi viene da sorridere sul fatto che in questi giorni, in cui ovviamente si parla molto poco di calciomercato, la notizia che più fa rumore è quella di Cristiano Giuntoli, che sembra quasi vicino alla Juventus. Io ogni volta che faccio la rassegna stampa mi sembra di leggere che ormai parliamo di un ex dirigente del Napoli. Questa è una cosa clamorosa. Sai perché ti dico questo? Perché negli ultimi anni ne abbiamo lette di tutti i colori. I tifosi del Napoli sono ossessionati dalla Juventus, Aurelio De Laurentiis è ossessionato dalla Juventus. Poi vai a fare la conta e ti rendi conto che Higuain lo hanno strappato dal Napoli. Maurizio Sarri era un vecchio
pallino di Pavel Nedved e dello stesso Paratici, perché volevano il bel calcio a differenza di quello che proponeva Allegri. Hanno voluto quindi provare quella che era la strada della grande bellezza che abbiamo. Quindi l'ossessione, a conti fatti, cari amici miei, come direbbe Pietro Germi e poi il regista che l'ha sostituito quando purtroppo il grande regista venne a mancare, Monicelli, è l'ossessione della Juventus nei confronti del Napoli. Quindi in questo momento è bellissimo sottolineare, mi fa molto piacere, che il Napoli di Aurelio De Laurentiis non sia coinvolto in questa richiesta da parte della Procura federale della revocazione della sentenza di assoluzione nel processo plusvalenze. Quindi forse siamo arrivati ad un momento di svolta, probabilmente c'è voglia di vederci chiaro e quindi il calcio non deve più, come direbbe qualcuno nelle intercettazioni, supercazzolare la Consob o qualcun altro, e quindi bisogna intraprendere la strada giusta che sia fatta di etica, di correttezza e dove è possibile poi percorrere i sogni, perché poi non dimentichiamo che veniamo da un mondiale tutto sommato corrotto, un mondiale dove ci sono delle inchieste finanche che coinvolgono il Parlamento europeo. Quindi il calcio, secondo me, deve partire nazione per nazione, federazione per federazione, ma arrivare a quello che era poi il messaggio di Diego Armando Maradona, cioè cercare di ripulire un po' il mondo del calcio in senso assoluto fino ad arrivare alla FIFA. Cioè, a me onestamente non è piaciuto come è stato gestito questo mondiale, non è piaciuto l'atteggiamento abbastanza arrogante da parte degli organizzatori del mondiale. Francamente, o mettiamo un punto e ripartiamo da zero, caro Silver, oppure non ce ne usciamo più. Ma no, ma non ci piove. Allora, mettiamo anche ordine perché c'è la nota ufficiale della Sì, Federcalcio. Quindi sono 52 i dirigenti coinvolti del calcio italiano. 52 dirigenti, a parte le società che sono la Juventus, la Juventus è tutto, è tutta la sua costellazione Il di Pescara, l'Empoli, il Pisa, la satelliti, Provercelli. quindi Sampdoria, Provercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara, oltre a 52 dirigenti. Comunica altresì la Federcalcio che la Procura federale, a seguito dell'acquisizione degli atti, come era prevedibile, come avevamo ampiamente detto, del medesimo procedimento penale dell'autorità giudiziaria di Torino, si è attivata nell'ambito di un nuovo procedimento disciplinare sportivo nell'attività di indagine di propria competenza nei confronti della Juventus e di altre società sportive professionistiche per ulteriori e nuove condotte disciplinarmente rilevanti rispetto a quelle per le quali ha già esercitato l'azione disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Perché poi, ragazzi, Paolo Ziliani oggi scrive una cosa che se, vedi Luca, quello veramente non bastano più le parole, perché sembrerebbe qualcosa di straordinario, ma invece è la normalità. Cioè Ziliani scrive: i reati contestati dovessero essere accertati, sono talmente tanti che non sanzionarli vorrebbe dire legittimare tutti gli altri a fare la stessa cosa. Ma Cioè soprattutto servirebbe a rendere nulla l'azione della procura. Cioè, a questo punto ci chiediamo, se la procura indaga e rinvia a giudizio, mi spiegate il motivo per il quale poi non si arriva ad una sentenza che sia congrua, per tornare a quello che dicevamo prima con Gaetano Amato, rispetto alle risultanze delle prove? Questo è quello che non mi... Perché dal quadro che emerge, e non ultime le dichiarazioni di Chiellini che sono venute fuori ieri, no? Scusami, Luca, cosa sono le dichiarazioni di Chiellini? E Sono un'ammissione di colpa. Che basta, stop. Cioè, c'è da dire più? non serve più niente, non serve fare ulteriori indagini. Cioè, lì si dice sì, lo sapevamo tutti, è andata così. Stop. E quindi ci aspettiamo la conseguenza di questo. Che poi l'articolo, c'è un articolo bello grosso, che è l'articolo 31. Del codice di giustizia sportiva, ricordiamolo, tutti e quattro i commi, non Esatto, solo uno. sono tutti e quattro violati, quindi tranquillamente lì si può scegliere, mentre in questo caso, nel caso della revocazione, la chiave è l'articolo 63 del codice di giustizia sportiva. Sì, quindi ragazzi, io non vedo, premesso che, così come diceva Luca, ribadisco il concetto, attendiamo le sentenze, perché ci viene detto dai tifosi oltranzisti, dagli ayatollah, ci viene detto
Attendiamo le sentenze, sì, però se poi le sentenze vengono rispettate come il 38 esposto in uno stadio, no. Attendiamo le sentenze, vengano rispettate sempre regole, leggi e sentenze, perché la premessa è proprio questa, cercare di recuperare al calcio l'etica. Ma io ricordo anche le parole di Andrea Agnelli quando ai microfoni di Sky parlava di una telefonata di Aurelio De Laurentiis durante il Covid. Diceva: il Napoli si è rifiutato di venire qua, noi ci atteniamo ai regolamenti. A quanto pare non è assolutamente così. La Juventus non si è attenuta in questi anni ai regolamenti. Perché poi mi devono spiegare in maniera chiara i dirigenti della Juventus che hanno nelle intercettazioni preso in giro la Consob, perché uno che dice supercazzoliamo la Consob, poi ce la deve spiegare, ci deve far capire cosa intendeva dire, soprattutto considerato che la Juventus, essendo quotata in borsa, deve rispettare le regole più degli altri, nel senso che poi è vincolata a determinati parametri e paletti. Quindi si parla addirittura di contestazione sul versante dell'aggiotaggio, quindi la situazione secondo me è molto molto grave. E in più quello che è successo oggi, che è un fulmine non proprio a ciel sereno, conferma che un'aria nuova sta tirando nel calcio italiano. E poi vorrei ricordare che comunque John Elkann, che è il presidente di Exor, la società controllante della Juventus, non poteva non sapere tutto quello che stava accadendo. Quindi chi sostiene che essendosi dimessi tutti i dirigenti del vecchio CDA, quindi il consiglio di amministrazione precedente, con il presidente Andrea Agnelli in testa, vuol dire aver messo fine alle problematiche per la Juventus, vuol dire che non conosce molto bene la materia giuridica e soprattutto economico-finanziaria. Dobbiamo fermarci, break. Abbiamo qualcuno al telefono? Sentiamo chi c'è, pronto? Oltre la morte Napoli. Ernesto, scusa se ti abbiamo tenuto in linea tanto, No, però. non ti preoccupare, aspetto ancora. Ok, pubblicità e ripartiamo da te. Eccoci qui, ripartiamo, sono le 20:30, stiamo facendo chiarezza sul. Chiarezza, stiamo provando a tener fede botta alle notizie che si susseguono con il comunicato ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio, che appunto ha comunicato che il procuratore federale, dopo aver esaminato i documenti e gli atti istruttori dell'indagine penale Prisma, ha chiesto insomma la revocazione dell'archiviazione in prima battuta delle vicende legate alle plusvalenze. Nel calcio tutto parte, ricordiamolo, dal focus, dalla documentazione della Consob che metteva in evidenza come 48 delle 63 operazioni di plusvalenze piuttosto sospette vedessero per protagonista la Juventus, società quotata in borsa e poi altre società. E queste altre società a braccetto con la Juventus, per le quali si richiede un'indagine ulteriore da parte della Procura federale, sono Sampdoria, Provercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara, oltre a 52 dirigenti delle medesime società sportive. Questo in ambito sportivo. Poi c'è l'altro filone, ben più importante, quello della Procura ordinaria di Torino, vedete? Anzi, facciamo vedere la pagina di oggi della Gazzetta dello Sport. Chiellini ci spieghi e Chiellini ha spiegato. Taglio agli stipendi per il bene della Juve, ma era certo che li avremmo riavuti, lo sapevamo tutti. Chissà, Luca, se gli oltranzisti che intanto avevano preso a calci, metaforicamente De Sciglio, lo staranno facendo anche con il loro capitano storico, accusato di Penso aver proprio di no, tradito. penso proprio di no. È l'icona della Juventus degli ultimi 15 anni, quindi ha vinto tanti scudetti, ha fatto due finali di Champions, però purtroppo non è tra i calciatori che ha vinto il mondiale, perché adesso la Juventus, come ben sai, in bacheca ha un altro trofeo, no? Quello di essere la squadra che ha vinto, che ha il maggior numero di calciatori nella storia che ha vinto il mondiale, no? Quindi Per forza. Bisogna festeggiare, bisogna fare dei caroselli per strada, però io al di là delle battute volevo rassicurare tutti quei tifosi che dicono che soltanto la Procura di Torino lavora, che esiste un articolo della Costituzione italiana, che è il 112, che riguarda l'obbligatorietà dell'azione penale, quindi non credo che gli altri PM delle altre procure italiane stiano a guardare, quindi state ben certi. E lo dico soprattutto a quei giornalisti, colleghi che scrivono che si spendono quasi più soldi per intercettare la Juventus che i mafiosi nelle inchieste relative,
Dico che gli altri PM potrebbero risentirsi di questi articoli perché sono tenuti a svolgere il loro lavoro, ma se non arrivano prove, se non arrivano elementi di concretezza, perché dovrebbero esserci conclusioni di avviso di conclusioni delle indagini e rinvio a giudizio? Evidentemente il Napoli e le altre società, a differenza della Juventus e degli altri club coinvolti, almeno fino a questo momento, per quanto è in nostra conoscenza, non sono coinvolti. Quindi la Juventus e i propri tifosi, invece di guardare agli altri, guardasse al proprio operato. Semplice. Al telefono Ernesto. Allora, oltre alla morte Napoli, già l'ho detto, due secondi a volo, ho chiamato per fare gli auguri di Natale a te e a tutta la famiglia di Canale 8. Grazie. Che sia sereno e felice. Poi dico, faccio una battuta e poi voglio lanciare un appello. Sì. La battuta, io Juventino mi faccio in Mondusso a Natale. Guavitone ci rimane in grande, dopo questo che ha detto il tuo ospite, che saluto e facciamo morire. Lancio un appello, un attimo solo, chiedo scusa, poi vi saluto. No, vai. A tutte le ragazze iraniane che stanno morendo per la loro libertà. Io, da tifoso del Napoli e penso tutta l'Italia libera, gli sta vicino. Forza ragazze, l'Italia non vi abbandona. Hai perfettamente ragione. A tutti voi. Ciao Ernesto, grazie, tanti auguri, un abbraccio forte. Ci pensavo proprio oggi mentre scorrevano immagini e notizie devastanti. Tra l'altro Luciano Spalletti è stato l'unico tecnico di Serie A che ha ricordato le ragazze iraniane che sono morte per questa causa. Ricorderete tutti le due rose che portò in conferenza stampa. Sì, sì. Allora, 081 014 42 63 per intervenire in diretta al telefono. Aspettiamo un nuovo amico. Intanto c'è anche un'altra notizia. Fatemi scorrere il trafiletto che riguarda Kvaratskhelia. Kvicha Kvaratskhelia che raddoppia, è vero, è tutto verissimo. Il Napoli ha già pronta la proposta che avanzerà nei prossimi giorni all'agente del calciatore georgiano, con un ingaggio più ricco, raddoppiato rispetto a quello attuale, quindi dovrebbe passare, pensa te Luca, da 1,2 milioni a 2,5 milioni, un giocatore che è esploso così, e poi il prolungamento contrattuale fino al 2028. Pensa che Bennacer, che non mi sembra un fenomeno, un buon giocatore per carità, guadagna 4 milioni di euro, detto proprio abbiamo sbagliato tutto, Silver, nella vita. Sì, hai voglia, ma bisogna avere quella qualità, quel talento. Tu con il tennis potevi fare strada, io col ping pong. Ci ho provato, ma non è stato possibile. Vabbè, al telefono, pronto? Pronto? Eccoci. Ciao. Ciao. Ti volevo chiedere una cosa, ma io volevo sapere un'informazione, ma secondo voi, tifosi napoletani, eccetera, eccetera, ma secondo voi che Insigne ha lasciato il Napoli è una fortuna o una sfortuna? Secondo te, Antonio? Secondo me è una fortuna. Ah, va bene. Solo questo volevi chiedere? Volevo sapere il vostro parere. Ok, okay, ti rispondiamo, Antonio. Grazie. Grazie per aver chiamato. Grazie per aver chiamato. Ingeneroso. Allora, ingeneroso perché comunque Insigne... Allora, spesso si dimentica, ragazzi, che c'è la storia per ognuno. Insigne, quanti gol ha segnato? Ma proprio tanti, in maglia Napoli. È secondo solo a Mertens, se non mi secondo solo a Mertens, perché ha superato anche Marek Hamsik. È un giocatore che ha fatto la storia del Napoli. Poi il Napoli è stato talmente bravo che è andato a prendere Kvaratskhelia. E uno tende a dimenticarsi, ma non è giusto. Cioè, ma non vedo l'utilità di parlare di poi non è utile. Però io credo che comunque Insigne abbia un posto stabile nella storia del Napoli, piaccia o no, possa essere simpatico o meno, perché un po' pagava dazio su quello, no? Sì, no, ma allora è vero che negli ultimi anni non ha dimostrato di essere magari il grande uomo squadra che nei momenti di difficoltà prende i suoi compagni di squadra per mano, no? Questo è di tutta evidenza, e con questo non si è ingenerosi se lo sottolineiamo. Però Insigne probabilmente paga dal punto di vista dell'immagine tutto quello che è accaduto durante l'ammutinamento del 2019. Secondo me è lì che si è rotto qualcosa con i tifosi del Napoli, perché forse si aspettavano un atteggiamento diverso da parte di Lorenzo, che sicuramente è stato un po' in polemica con tutti gli allenatori, no? Lo ha detto anche Sarri, lo disse in maniera molto, molto sincera, disse però io riuscivo a tenerlo a bada.
È un calciatore di indubbie qualità tecniche, è campione d'Europa con la nazionale italiana da protagonista, quindi per me è un grande giocatore. Sicuramente non è un fuoriclasse assoluto, ma non per questo a me in questa fase storica del Napoli, con la squadra di Luciano Spalletti proiettata al primo posto in classifica, agli ottavi di Champions, sinceramente non mi viene proprio voglia di parlare di un ex, perché è un giocatore del Toronto, un giocatore che quando è tornato a Napoli la prima cosa che ha fatto è andato a salutare i compagni, è andato a salutare Luciano Spalletti. Il suo ciclo è finito, forse poteva raccogliere di più, però io, al di là di quelli che sono i difetti di Lorenzo Insigne, così come li abbiamo un po' tutti, non dimentico la stagione 2017-2018, perché fu uno di quei protagonisti della squadra, della grande bellezza, che ci portò a sfiorare lo scudetto, e poi sappiamo tutti come è andata a finire, e anche questa inchiesta Prisma qualche sospetto ce lo fa venire, no? Rispetto al fatto che magari quello scudetto il Napoli lo meritasse. Quindi, se diamo per buono il fatto, il concetto che quel Napoli con Lorenzo Insigne protagonista meritava lo scudetto, è come se ammettiamo indirettamente che Insigne ci ha portato vicino al sogno. Quindi è stato da protagonista anche lui uno dei top dell'era De Laurentiis. Perché quindi adesso sfogare contro questo ragazzo che ha iniziato tutt'altra vita? Perché non lo so. Sinceramente, Assolutamente. non so dare una risposta. Giusto, giusto così. Al telefono, pronto? Pronto, Tito da Bellinzona. Ciao Silver. Ehi, Tito, come stai? Che Ma benissimo, con questo Super Napoli stiamo tutti meglio. gran piacere sentirti, sono proprio Ma contentissimo. Come va, Tito? saluto anche il tuo ospite e vado molto bene. Sì? Tanti saluti. E complimenti per quello che dice a proposito di quell'associazione di lingua bianconera. Che veramente bisognerebbe Andiamo cavolo. parlarne molto di più. Tu ne Prendiamo le parli a distanze sì, rispetto a questo, eh. sì. Prendiamo, Tito, siamo sempre cauti, prendiamo le distanze No, dal. vabbè, ma senza paura, non c'è problema, no, non c'è problema. E bisognerebbe che anche gli altri ne parlassero, almeno quando ne parli tu, no? Perché poi è una figura anche per l'Italia stessa, il popolo italiano, perché poi gli altri paesi dicono, ma come mai? Ma gli italiani accettano questi imbrogli in Italia e il calcio italiano si porta questa grossa palla al piede durante tutta la sua storia. Ecco. Vedo un'altra cosa, per esempio io vedo un grande giornalista, ma è grande davvero secondo me, che ha giocato anche col Napoli, il grande Paolo Ziliani, che dice la verità e non gli dà nessuno un po' di spazio nelle televisioni e nella radio. Guarda. Questo è un tasto, è una nota dolente. Ora ne parliamo, esprimiamo anche noi una considerazione, però purtroppo. Le logiche della vendita, le logiche editoriali che ormai non vanno di pari passo con il concetto etico, con l'obbligo di accertare, la necessità di accertare la verità dei fatti. No, ad esempio, che cosa è successo oggi? Mi ha colpito molto questo hashtag di tendenza con il quale i tifosi della Juventus praticamente invitano a boicottare le testate giornalistiche come la Gazzetta dello Sport. Perché? Perché la Gazzetta dello Sport sarebbe stata rea di riportare l'interrogatorio di Chiellini. Allora, qui io faccio un'altra considerazione. È proprio oltre il calcio, è il paese che deraglia. Cioè, Perfetto. bisognerebbe essere tutti quanti compatti nel dire, ma se, ripeto, se succedesse al Toro o se succedesse al Napoli, io sarei il primo a pretendere l'accertamento della verità dei fatti, ma dinanzi all'evidenza direi: ah sì, avete giocato così, e allora è giusto che voi veniate puniti, che voi siate puniti. E invece no, dall'altra parte si è talmente abituati a questo modo di fare che si dice: no, non vogliamo sentir parlare. Ecco, un po' come il marito che sa di essere stato gabbato, però io lo so, ma Luca non lo deve dire. Oh. Bello sentire questo, Silver. Va Vabbè. bene, tanti auguri e sempre complimenti a te. Grazie Tito, tanti auguri a te e alla tua signora. Saluti alla Svizzera italiana, alla Svizzera italiana. Hai capito niente? È così purtroppo. Questi sono fenomeni sui quali io continuo a indagare. Certe volte riporto e ripubblico anche sui social gli eccessi da sfogatoio dei jihadisti del 38. Qualcuno dice fai male. No, e invece no, perché secondo me il pubblico ludibrio
esporre a pubblico ludibrio ciò che è sbagliato è sempre importante affinché Ma non io arrivi. ricordo che a proposito di Paolo Ziliani è tornato su Twitter il giorno dopo, oppure qualche minuto dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, no? Quindi è stato anche abbastanza perentorio nella scelta e puntuale nella scelta di tornare a scrivere le sue cose, almeno su Twitter. Poi ricordiamo che Paolo Ziliani pubblica anche sul Fatto Quotidiano, quindi non è che uno spazio proprio non ce l'abbia. È chiaro che ha avuto delle sue vicissitudini, le ha anche ammesse queste vicissitudini con la famiglia Agnelli, credo di ricordare bene, e magari tornerà anche lui a fare come ha sempre fatto il suo lavoro. A me sinceramente non piace quando si va oltre, restiamo all'ambito delle risultanze giuridiche, cioè dire che la Juventus vada oltre, no? Come ha detto il telespettatore, utilizzando una denominazione che sinceramente non mi piace, perché in no, questo no, momento assolutamente no, noi infatti abbiamo preso le distanze. In questo momento dobbiamo attenerci a quello che sta avvenendo fuori. E poi, come dicevi tu giustamente qualche puntata fa, tutto quello che emerge è a disposizione, è agli atti, quindi le indagini sono state concluse, c'è stato l'avviso di conclusione delle indagini. Adesso nascondere, giocare a nascondino non serve assolutamente a niente, anzi un cittadino dovrebbe pretendere di conoscere tutti i dettagli sui quali poi si fanno valutazioni, e lo dovrebbe pretendere soprattutto il tifoso juventino per avere contezza esatto. del quadro complessivo. Esatto, cioè io mi sentirei tradito da chi aveva invece il compito di tutelare la mia passione. Ma la frase più agghiacciante che ho sentito in questi giorni, caro Silver, è stata questa, cioè tutti i club calcistici di Serie A nel momento della difficoltà relativa alla pandemia hanno fatto degli aggiustamenti. A quanto pare non è così. No, perché non è buttare vero. Tutti? Perché buttare tutti nella stessa vasca? No, non va bene così, non mi piace nemmeno che passi il concetto malcomune mezzo gaudio. Un passo per volta, se poi le altre procure dovessero far venire fuori tutte le risultanze delle loro indagini, siamo pronti a discuterne come abbiamo sempre fatto. Però in questo momento, ti dico la verità, in cui il campionato ci manca terribilmente, in cui se ne sentono tantissime anche sul Napoli dal punto di vista calcistico, è giusto che si parli soprattutto di questo nuovo corso che sembra portare verso una nuova era del calcio. Speriamo che sia pulita quanto più possibile. Io ti dico la verità, ci credo poco, perché dopo Calciopoli nel 2006 si disse finalmente il calcio verrà ripulito, a quanto pare non è... Quella è stata la grande occasione persa, caro Luca, però sì, volutamente persa. Volutamente. Poi a questo si aggiunge il caso D'Onofrio, poi a tutto questo vediamo il mondiale in Qatar, ma questi ragazzini cosa devono sognare? Cioè cosa devono sognare di far parte di un mondo sporco? Questa è la mia Esattamente. Domanda. Esattamente, ecco, questo non è importante il calcio, è importante quello che diceva Luca e che dovremmo invece tutelare. Allora, abbiamo la pubblicità, Luca, io ti ringrazio e ti saluto, ci ritroviamo la prossima settimana. E ti Grazie faccio tanti auguri. A te, Silver. Vi porto i saluti di Radio Amore Campania e di arianapoli.it. Ovviamente poi ci risentiamo e parleremo di tanto altro. Tantissimi auguri. Un abbraccio auguri. E buon Natale. Tanti auguri. Ciao, ciao. Grazie ciao, a auguri. Luca Cirillo. Noi ci fermiamo, break pubblicitario e poi rush finale di Linea Calcio. Eccoci, 6 minuti a disposizione. Andiamo al telefono. Pronto? Buonasera, sono Francesco da Salerno. Ciao. Ah, caro Francesco, quelle belle trasferte a Rimini. Infatti quello stavo pensando, te l'ho scritto. La bella trasfertina a Rimini ci sta proprio bene, però questa volta sono dei dilettanti, è proprio quella la distinzione. Guarda, Ziliani ha scritto stamattina una cosa che è sacrosanto: l'elenco di reati dovessero essere accertati, per quanto le indagini sono state ampiamente concluse e ci sono l'interrogatorio di Chiellini, oltre ad essere un interrogatorio, è proprio una palese ammissione di responsabilità e di colpa, cioè non anche sua, perché poi alla fine anche i calciatori rischiano sanzioni, multe. Allora Silver, sì. Allora, io te l'ho detto, te lo sto ripetendo da quando sto chiamando, ok? Hanno scritto le classifiche e hanno assegnato campionati con questo sistema, hanno tenuto cravattati 8-9 società con questo sistema delle plusvalenze, te lo dico io, te lo metto per iscritto, e le società non sono quelle, ce ne sono altre, ce ne sono tante altre. Ok, perché non è possibile che una squadra del genere infilava 15-16 partite di fila.
di monti assurde, 102 punti, il Napoli fa 91 e non vince un campionato, non esiste, non esiste, è stato alterato tutto, tutto. Io lo ripeterò fino alla morte, perché questi signori qua hanno scritto le classifiche. E me ne prendo le responsabilità, io se avevo le possibilità ne avrei fatto semplicemente una questione personale, ma non le ho le possibilità. Perché questi qua sono vergognosi, hanno fatto di tutto. Squadre come l'Empoli, come il Genova, come la Sampdoria, come il Torino, come il Sassuolo, come l'Atalanta, hanno dato punti in campo a questa squadra per fargli vincere i campionati. È la famosa partita del 3-2 dell'Inter, quella partita è venduta e Icardi ha pagato quella partita, lo ripeterò sempre fino alla fine. Devono essere in un contesto del genere non si possono non nutrire dubbi. Ma non ci sono dubbi, le partite Silvia sono chiare, le partite sono chiarissime, si vedono. Io le partite le vendute le vedo solo io sono tifoso dell'Inter, però vedo che i miei giocatori si scantano quando succedono delle cose. Andanovic ci ha fatto passare tre palloni quella sera. Andanovic ci ha fatto lo spettatore. Comunque noi in apertura è in corso la seduta alla Camera dei Deputati, abbiamo aperto la trasmissione con Gaetano Amato, che ha preannunciato l'intenzione di richiedere una commissione d'inchiesta, e lo farà, eh? Sì, ma io ti dico una cosa, sto sognando in questi giorni, la sanità ha preso ciò, sì. Ok? Sto sognando, non puoi capire, ma cosa mi aspetta di vedere? Cioè io voglio vederlo con la maglia della Salernitana, ma vanno in campo contro questi. Cioè mi vuoi dire a me che gioia posso avere? Lo vedo con la maglia della Salernitana, ma per cosa giocano? Per un qualcosa di falsato? È brutto, lo so. È deprimente. È bruttissimo, per me è bellissimo. Cioè, io desidero di vederlo. Francesco, devo salutarti che siamo in chiusura. Grazie, auguri. Auguri anche a te, un abbraccio. Ciao, ciao. E in chiusura andremo da Italia, perché una battuta con Italia voglio farla. Non è, insomma, avere delle doti particolari di preveggenza. È semplicemente provare a raccontare ciò che tutti vedono senza preclusioni, senza censure, senza obblighi di dire invece il contrario. Perché purtroppo anche la stampa ha un determinato settore della stampa ha le sue responsabilità. Provare a far passare in terzo ordine, quarto ordine, quinto ordine, sesto ordine, cose che invece andrebbero in primo piano e non è bello. Italia? Silver. Ciao Ida. Buonasera Silver, a te e a tutti i telespettatori. Io ho sottolineato, a volte forse in maniera anche un po' pedante, questo aspetto, e se ho annoiato qualcuno mi scuso, però ci ho sempre tenuto a ricordare come soltanto noi abbiamo, e lo ripeto a tutti, anche ai colleghi quando mi trovo a confrontarmi con loro, lo ripeto, perché soltanto noi a Canale 8 abbiamo tenuto accesi i riflettori partendo dalla vicenda D'Onofrio, e io trovo scandaloso. Cosa posso aggiungere a quello che hai appena detto? La verità. Purtroppo adesso se ne è aggiunta un'altra di pessima abitudine, caro Silver, perché per carità, come non bisogna anticipare le condanne, però neanche le assoluzioni, no? Andrebbero anticipate. Si lancia in previsioni che, voglio dire, da un punto di vista tecnico hanno poco supporto e soprattutto secondo me sono anche offensive nei confronti dei giudici che poi dovranno fare il proprio lavoro. Non so che cosa ne pensi. È così, è quello che dici. Però, cara Italia, aspettiamo gli sviluppi. Intanto un colpo, il fatto che la Procura federale si sia ridestata, è già questa una grande notizia, dopo la delusione per i fatti di Suarez, perché poi soltanto un ingenuo può pensare che Suarez, partito dalla Spagna per venire fino qui, abbia organizzato tutto da solo al fine di indossare la maglia della Juventus. Ho capito, ci sono gli ingenui, ma fino a questo punto. Ita, ti ringrazio e ti saluto perché siamo in chiusura.
Un abbraccio e buon proseguimento a tutti, a domani. Ciao, ciao, grazie, grazie Italia. Sì, appuntamento a domani, ultimo appuntamento prima del Natale, a seguire il TG, la seconda edizione della sera. E per ora è tutto, grazie per aver prestato attenzione, vi auguro buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.